Buongiorno a tutti, intanto ringrazio l'ISPRA per aver invitato l'Istat e porto i saluti del Presidente Alleva nominato all'inizio di questa settimana, quindi questo è il primo punto. In effetti io credo che poi alla fine mi riaggancerò parecchio a quanto si è appena sentito, però volevo, meglio nell'arco del discorso, in realtà volevo partire proprio dall'Europa e forse ancora più indietro un attimo dal documento della conferenza di Rio del 2012, Il futuro che vogliamo, che ha senz'altro messo al centro, che fa esplicito riferimento al fatto che la vita delle persone è influenzata dall'ambiente e della sua qualità e che quindi preservare le risorse equivale a parlare del benessere delle persone. Perché io in effetti vorrei puntare l'attenzione proprio al collegamento e all'integrazione dei dati per prendere in considerazione, tenendo in considerazione il benessere delle persone, la qualità della vita e come l'ambiente e le risorse naturali ne siano assolutamente una parte essenziale. Mi rifaccio in questo anche per parlare di Europa, di cui si è parlato tanto in questa mattinata, al settimo EAP, all'Environmental Action Programme, Living Well Within the Limits of Our Planet, che guiderà la politica ambientale europea fino al 2020, definendo anche le visioni complessive relative alle tematiche ambientali fino al 2050. Prima ancora di parlare dei contenuti dell'Action Programme, in effetti vorrei far presente che a giugno di quest'anno è avuto luogo un workshop congiunto Eurostat e Agenzia dell'Ambiente, che è stato abbastanza importante intanto proprio perché era congiunto Eurostat e Agenzia dell'Ambiente, perché appunto credo che uno dei passi importanti anche per andare nella direzione di una governance che funzioni, sia quello proprio della collaborazione e delle relazioni tra insieme, per esempio, questi Eurostat e Agenzie dell'Ambiente che trattano i temi, trattano i dati ambientali, proprio perché appunto avere un dato ambientale rigoroso e scientifico, ma costruito con un metodo comune, è sicuramente un'ottima base per cercare di migliorare la governance a livello generale. Appunto, il settimo EAP fissa questi temi, fissa i temi fondamentali da qui al 2020, in realtà anche da qui al 2050, e i punti sono, come potete ben immaginare, proteggere e conservare il capitale naturale, trasformare l'economia europea in un'economia resource efficient, green and competitive low carbon e salvaguardare i cittadini dalle pressioni ambientali e dai rischi per il benessere e la salute. E a questo si aggiunge promuovere la sostenibilità della città e aumentare la concretezza per quanto riguarda le sfide collegate ai cambiamenti climatici. Questi punti, per raggiungere questi obiettivi, è ovviamente necessario costruire un framework che ovviamente deve servirsi di legislazioni, investimenti, ma che si deve servire anche del miglioramento della base conoscitiva. E ovviamente miglioramento della base conoscitiva significa cercare di coordinare le attività per soddisfare le diverse esigenze conoscitive e trasformare i dati di monitoraggio ambientale in statistiche ambientali e in statistiche ambientali che considerano insieme i diversi aspetti del benessere sociale ed economico, considerando quindi anche come punto importante la popolazione in quanto interessata in modo diverso ai fenomeni ambientali, intendo dire popolazioni esposte alle diverse forme di inquinamento, a rischio catastrofi, eccetera. Quale metodo? Il metodo è proprio quello di cercare, cioè in quale modo. Il punto è proprio quello di cercare un approccio metodologico comune, un linguaggio comune e lavorare per ottenere, ripeto, come si citava all'inizio, dati rigorosi scientifici e analisi integrate sul riuso di dati disponibili e sulla loro analisi integrata e congiunta.
su quali temi, diciamo, concentrarsi. Certamente uno dei temi di cui, sul quale non si può non considerare è quello legato alle risorse naturali e quindi per esempio alle risorse idriche, e questo ce l'ha ricordato in varie forme, in vari modi, il crescente fabbisogno di dati e di conoscenze sulle risorse idriche ci sono state ricordate dalla Commissione europea, dall'OCSE, eccetera, e attualmente per esempio presso l'Eurostat sono allo studio una serie di task force che cercano di lavorare sulla piattaforma comune di indicatori per descrivere la gestione delle acque. L'Istat ha una sua esperienza, una sua storia legata ai dati che rileva sulle acque ad uso civile, ma certamente ha anche altre linee di attività sull'uso dell'acqua ad uso industriale ed uso agricolo, e in questo periodo ha lavorato sul tema acqua. Il tema acqua è uno dei temi sui quali, per esempio, proprio per il censimento dell'acqua ad uso civile, si è avviata una collaborazione proficua con l'ISPRA e non solo, anche con altre istituzioni. Collaborazione proficua che certamente proseguirà sia per la riprogettazione del censimento e soprattutto per cercare di dedicare una particolare attenzione agli aspetti geoambientali con un dettaglio territoriale non solamente amministrativo. Oltre a, appunto, a questo, diciamo, il filone acqua è sicuramente importante, ripeto, non solo per l'industria manifatturiera estrattiva e le attività agricole, ma anche per i dati meteoclimatici ed idrologici su cui c'è sicuramente ancora molto da fare in sinergia. Un altro tema certamente importante è quello del suolo e di tutte le sue diverse forme di consumo, e anche in questo caso nell'arco di quest'ultimo periodo sono state attuate diverse sinergie tra le due istituzioni. E in particolare, per esempio, stiamo lavorando insieme su uno degli indicatori possibili di pressione antropica, cioè quello relativo alle opere estrattive minerarie. E anche in questo caso, appunto, mi piace ritornare sul fatto che dato rigoroso e scientifico significa anche molto spesso cercare di lavorare insieme per cercare di permettere in comune le diverse expertise e arrivare ad avere un valore aggiunto in questo senso. Le informazioni statistiche ambientali sono importanti di per sé, ma ovviamente sono molto importanti, ripeto, perché collegate alla qualità della vita delle persone nei diversi luoghi di vita. E quindi un altro filone di attività interistituzionale assolutamente interessante è il tema delle città. Anche in questo c'è un'esperienza abbastanza consolidata dell'Istat sulla rilevazione dati ambientali delle città, e anche in questo caso si sono avviate delle collaborazioni sia con l'ISPRA che con Legambiente, collaborazioni che possono senz'altro ampliarsi con altre istituzioni, e devo dire collaborazioni che sono rilevate estremamente proficue, soprattutto nello sviluppo delle tematiche di indagine che cercano di rispondere a nuovi fabbisogni informativi, quali la misurazione delle smart, l'impiego delle risorse tecnologiche per la condivisione, che si sono concentrate in particolare, per esempio nell'ultimo periodo, in alcuni temi quali verde urbano, rumore, qualità dell'aria e mobilità urbana sostenibile. Questo lavoro comune ha comportato anche un aumento dell'informazione che rileviamo e che sarà insieme e che è a disposizione di tutti. Allora, essendo così poco il tempo, io l'altro filone sicuramente importante è quello delle relazioni tra popolazione e ambiente, e l'Istat e su questo, per quanto riguarda per esempio le collaborazioni
con ISPRA nell'indagine che si occupa dei comportamenti addetti dei comportamenti attenti all'ambiente e alle percezioni di rischi ambientali, ha cercato di avviare anche un filone di attenzione legato alla biodiversità, così come pure ai consumi energetici delle famiglie. Oltre all'esperienza, diciamo, oramai pluriennale legata alla contabilità ambientale, però quello che è importante considerare è proprio che è stato fatto un grosso sforzo per analizzare indicatori di benessere delle persone oltre al PIL, e questo, per questa ragione l'Istat si è impegnata nella costruzione del rapporto del benessere equo e sostenibile, che considera gli elementi fondanti del benessere e del progresso in Italia e nei suoi territori, e che ha considerato, e questo è l'aspetto importante di integrazione, che ha considerato insieme 12 domini, lavoro, salute, istruzione e 134 indicatori, ma che soprattutto considera insieme la lettura di questi domini e mette insieme quindi la lettura del dominio ambiente e del dominio paesaggio, che sono due dei domini del BES considerati fondamentali per la qualità della vita. Questo significa appunto avere la possibilità di leggere insieme le informazioni legate ad ambiente e paesaggio, insieme alle informazioni, gli indicatori sul lavoro, sull'istruzione, e sulle relazioni sociali, sulla politica e le istituzioni, sul benessere soggettivo, e considerare quindi i diversi aspetti. Dal rapporto BES del 2014, che è appena uscito, infatti uno dei messaggi, uno degli elementi è proprio quello che da un canto fa riferimento a una crisi sociale molto forte e che durerà forse ancora più a lungo della crisi economica, ma che fissa l'attenzione sul fatto che l'Italia è un paese che deve saper preservare e valorizzare le grandi ricchezze di cui dispone, quindi il patrimonio culturale e paesaggistico, i beni ambientali e il capitale naturale. E quindi, proprio per considerare l'ambiente come una vera opportunità di sviluppo per l'economia per il prossimo futuro, quindi per riferirsi al fatto che intanto il benessere è strettamente collegato, cioè che l'ambiente e il paesaggio sono elementi molto forti e molto importanti del benessere e della qualità della vita, che si legano quindi sono complementari o meglio aggiuntivi rispetto alla lettura del BIL, ma che l'ambiente è proprio una opportunità di sviluppo, e questo è stato ulteriormente testimoniato o comunque è stato oggetto di argomento, per esempio in occasione del semestre europeo. A Milano si è tenuta la riunione congiunta dei ministri dell'ambiente e del lavoro pochi giorni fa, a luglio, e uno dei temi citati appunto era quello del greener dell'economia in Europa e in Italia, e è uno dei temi affrontati tra l'altro, diciamo, in un gruppo di lavoro a cui ha partecipato molto attivamente l'Istituto Nazionale di Statistica, era quello dei green jobs. Cioè il punto è questo, è quello di cui si parlava appunto prima: l'ambiente è un'opportunità di sviluppo ed è stato richiesto, e in Europa, cioè, viene richiesta con sempre maggiore attenzione la possibilità di, proprio vedendo l'ambiente come un'attività di sviluppo e di benessere sociale ed economico della popolazione, lavorare, è veramente importante lavorare su informazioni relative ai green jobs, informazioni legate, importanti, veramente importanti, relative alla necessità a quanto manca per poter implementare il numero di, cioè quali sono i green jobs, che cosa, quale tipo di formazione culturale, cioè qual è lo skill gaps che abbiamo, che esiste nel sistema paese rispetto a determinate necessità nel lavoro, perché questo ancora di più può essere un elemento positivo e anche di volano per il nostro paese. Grazie. Grazie Angela Ferruzza, ricordo responsabile statistiche ambientali dell'Istat, che ci ha ricordato come quanto sia importante considerare il benessere dei cittadini e come i dati ambientali siano indicatori del benessere e della qualità della vita. Alla
decisione politica e alla costruzione di un futuro desiderabile fondato sul benessere piuttosto che sulla quantità, si dedicano tutti i movimenti cosiddetti ambientalisti. Quindi abbiamo tre illustri rappresentanti, io darei la parola per chiudere a loro, cominciando da Rosa Filippini, che è presidente di Amici della Terra.